Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 26 settembre. Settimana importante perché tornano i giocatori dai rispettivi impegni con le nazionali, si riparte per questa volata di 12 partite. Ma prima di approfondire il discorso Milan, come siano andati i giocatori impegnati con le nazionali e altro ancora, volevo ricordare, ecco, c'è anche un motivo importante, volevo ricordare di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, che parla di calcio italiano e, come io ho sempre detto, europeo. Ci sono tre notizie che mi hanno colpito. La prima, non piacevole, per Brozovic, che si è infortunato, e andate a leggere sul numero 10 i particolari, si è infortunato nel match, si parla di un problema muscolare simile forse a quello di Theo Hernandez. La Nation League è una livella, non ci sono giocatori di Milan, Inter, Juventus, va a colpire tutti la Nation League, purtroppo. Sono giocatori già gravati da tantissime partite e questi ulteriori impegni creano problemi. Lì sul numero 10 leggerete a fondo questo. Non è una notizia piacevole per l'Inter, ma c'è anche un'altra notizia piacevole per la Juventus, tutte e due di riflesso per il Milan, perché l'Inter è la rivale, è una delle rivali per la vittoria finale, e la Juventus, perché sembra che ci siano buone notizie per Chiesa, andate a leggere. Ma la notizia, l'articolo più che mi ha più incuriosito è una frase dura ieri di Clarence Seedorf al Festival dello Sport di Trento. Ci sono gli allenatori di colore hanno sempre più problemi degli altri e va a spiegare le difficoltà che hanno gli allenatori di colore. Andate a leggere perché dice così Clarence Seedorf, quale sia la sua impressione e come giustifichi questa affermazione molto forte. Ma veniamo ai ragazzi che domani riprendono gli allenamenti con, credo, nessun problema per Calabria, per Tonali, ma nemmeno per Kjær, perché Kjær ha giocato una parte di match nella vittoriosa, clamorosamente vittoriosa partita della nazionale danese sulla Francia 2-0. Clamorosa perché pensare che una nazionale come la Francia, ricca di grandissimi giocatori, non sia sempre favorita contro ogni avversario, ci risulta sempre difficile. Chi era giocato? Ha giocato anche Giroud, gli è andata meno bene che nelle ultime partite, e Kjær ha giocato. Per quello che riguarda invece il discorso Ballotouré, ci sono delle buone notizie. Pensate, non lo sapevo, me l'ha scritta in un commento un mio caro followers, quindi riferisco questa notizia. Nessuno ha visto la partita tra il Senegal e la Bolivia. Ebbene, la partita tra Senegal e la Bolivia, secondo l'amico che mi ha scritto, e mi fido perché poteva non scrivere niente o dirmi quello che fosse veramente successo, ma ha detto che Ballotouré ha giocato molto bene. Bene, sono contento. E altra notizia che vi do, da quello che ho capito, se ve lo dico è perché ho capito, altrimenti non avrei detto, non dovrebbero esserci sorprese tipo Dest a sinistra, Calabria a destra. Al posto di Theo Hernandez, che è infortunato e speriamo che possa rientrare, se non con la Juventus, speriamo, ma piuttosto con il Chelsea, partita di ritorno, ebbene, sembra proprio che la scelta finale
tocchi proprio a Ballotouré, lì a sinistra. Ma il discorso Ballotouré, me lo scrivete nei vostri commenti, si attacca a un altro discorso, a una dichiarazione di Milos Kerkez, il giocatore che il Milan aveva comprato ed era stato già definito. Esageriamo, si è esagerato, però è sempre bello esagerare quando arriva un giocatore, pensare a chi assomigli, almeno così è sempre bello andare a pensare di trovare un giocatore che assomiglia a un altro grande campione. Ebbene, questo Milos Kerkez, giocatore di fascia sinistra, era stato paragonato a Gareth Bale, poi come tipologia. Non ho detto che il nuovo Gareth Bale era stato, non l'ho paragonato io perché non lo conosco nemmeno molto. Questo Kerkez l'ho visto giocare non più di una partita in una primavera che ha fatto veramente fatica, in una primavera che non ci ha regalato negli ultimi anni. Adesso con Abate sembra addirittura è prima nella Youth League, quindi sembra aver ritrovato il cammino giusto. Ebbene, Milos Kerkez ha detto: io ero venuto al Milan ricco di entusiasmo, quando però ho capito che è stato preso Ballotouré e io quindi non ero la prima scelta come alternativa a Theo Hernandez, ho preferito andare. Il Milan in effetti aveva cercato di mandarlo in prestito alla AZ Alkmaar, squadra olandese. Ma il giocatore si è impuntato, ha detto: no, io voglio andare via definitivamente. E probabilmente questa sera ha giocato già nella partita contro la Germania. Lo vedremo o durante la partita o addirittura dal primo minuto nella nazionale ungherese, perché questa sera si gioca la partita decisiva per l'Italia. In caso di vittoria arriverebbe alla Final Four, e visto le difficoltà dell'Italia dopo la vittoria nell'Europeo, l'eliminazione al Mondiale, sarebbe per Roberto Mancini una soddisfazione importante, visto anche tante le assenze. Ma torniamo a Kerkez, ecco che potrebbero esserci dei rimpianti, perché il Milan, magari qualcuno potrebbe dire, l'ha dato via troppo in fretta. Si è letto qualcosa riguardo a questo punto, preso proprio spunto dalle dichiarazioni che ho letto ieri di Kerkez a un collega olandese, ungherese, scusate. Ebbene, io sinceramente tutte queste cose positive, quando ho visto giocare Kerkez, sinceramente non le ho notate, non le ho capite. Forse è capitato, e questa è stata la sfortuna di Kerkez e del Milan, forse è capitato in una, come dicevo, in una formazione in difficoltà, e quindi non ha potuto esprimersi, oppure era difficile intravedere lui le doti di un campione. Vedremo se ci saranno dei rimpianti. Comunque il titolo è chiaro del mio video, non credo che ci sia in questo momento nessun rimpianto, il Milan a Theo Hernandez. Chiaro che avrebbe avuto un giovane, ma non ci sono rimpianti. Ecco, bisogna essere fortunati di non avere lo stesso percorso per quello che riguarda Lazetic, che quando va in nazionale giovanile è sempre decisivo e segna sempre gol. Quindi ha avuto dei problemi fisici, ecco perché non è stato impiegato, però bisogna incominciare a credere a Lazetic. Ho visto dopo, direi, una soddisfazione per averlo acquistato e le prime partite nella primavera del Milan, gli allenamenti, mi risultava che allo staff tecnico forse non lo ritenesse ancora, non bravo o cattivo, maturo, quanto a movimenti, quanto a applicazione agli schemi di Pioli, maturo forse per il lancio definitivo. Calcolando che poi è un ragazzo molto giovane, un 2004 se non erro. Quindi penso che Lazetic, adesso che sta crescendo, verrà ancora più preso in considerazione, potrebbe essere lanciato,
Intanto lo vedremo spesso nella primavera di Ignazio Abate, che è già una squadra che gioca già di più, con maggiore intensità, con maggior successo, con maggior morale. E quindi abbiamo parlato di Kerkez, parliamo di Lazetic. Ma continuiamo con i giovani. Ieri ho mandato sul mio canale YouTube l'intervista a Giovanni Galli. Tre sono i punti che lui ha toccato e partiamo proprio dal punto giovani. Ecco cosa dice Giovanni Galli su un giovane che lui prenderebbe al Milan. Aveva trattato un giocatore quest'estate che è Traoré del Sassuolo, sì. Ti ricordi, no? Sì, mi sembra che sì. È stato trattato. Io un ragazzo che conosco bene, giovane, forte fisicamente, forte sulle gambe, forte atleticamente. Siccome il Milan sta cercando sempre uomini sugli esterni, ecco, lui potrebbe essere un giocatore che quando riceve palla punta sempre la porta. Sia che tu lo faccia giocare da tre quarti o da centrocampista, sia che tu lo faccia giocare dall'esterno, non va mai a cercare la linea del fondo, ma guarda negli occhi l'avversario diretto e la sua corsa è sempre nella direzione della porta, e questo fa la differenza. Ora è infortunato il Traoré del Sassuolo, e poi, sempre stando a ragazzi giovani, queste le parole di Giovanni Galli circa la sua opinione riguardante il leader oppure il giocatore che lui preferisce in questo Milan. Scegliere un giocatore perché io lo voglio italiano, abbi pazienza, il Milan è vero che ha sempre avuto grandissimi stranieri, ma ha avuto anche dei fuoriclasse italiani, e io lo vedo in Tonali, perché è un giocatore che ha fatto la gavetta, ha fatto capire che voleva... Ha superato dei grandi ostacoli ambientali. Ha superato dei grandi ostacoli, sempre in silenzio, poche parole, tanti fatti. E quando diventi leader silenzioso in una squadra è perché lavori e diventi esempio per tutti gli altri. Ecco, e Tonali credo che sia veramente il calciatore... perché possa identificare lo spirito del... E chiudiamo ancora con Giovanni Galli, perché il Milan giocherà con l'Empoli, ma poi giocherà in Champions League, e gli ho chiesto che cosa manca al Milan per colmare questo gap con le grandi squadre di Champions League. Questa è la risposta di Giovanni Galli. E la vittoria dello scudetto è stata sicuramente la pietra sulla quale puoi costruire il futuro, perché questa è una squadra giovane, è una squadra che tutti gli anni si ringiovanisce sempre di più, e credo che questo sia il premio, il frutto di un lavoro, di una società che ha avuto coraggio, perché nelle difficoltà ha dato un colpo di spugna, ha cambiato strategie, ha cambiato quelle che erano, no, le abitudini di questo Milan, cioè di andare a prendere giocatori già pronti, già formati, e invece crearsi proprio dentro di sé e portare dentro ognuno di loro. Adesso ha il Milan dentro, cioè non è al Milan di passaggio, ma è al Milan per scrivere la storia. Queste dunque le tre risposte di Giovanni Galli riguardo al Milan di adesso, quello che gli piace, il giocatore e su quale giovane puntare. Quindi questa è la situazione. Torniamo al campo. Domani giornata importante per capire le condizioni di Rebic e di Origi. Chiero ha detto che sta bene, nel Belgio ha giocato De Ketelaere, non ho visto la partita, ma ha detto di punta, e giocatore che è alla ricerca di questo suo gol, che ecco, non lo vado a cercare con parossismo, ma certamente lo vado, mi piacerebbe, finalmente aveva segnato, però purtroppo per un fuorigioco millimetrico era stato annullato il gol un po' di spalla nel match contro la Sampdoria a Genova. Ci saranno altre occasioni per il menestrello innamorato. Devo correggermi, forse qualcuno mi ha corretto quando ieri parlavo di Terracciano, il giocatore che potrebbe sostituire in caso di
chiusura dell'avventura di Tatarusano, gli scade il contratto a fine anno. O forse ho detto 23 anni, volevo dire 33, è nato nel 90, mi hanno giustamente fatto rilevare sono più bravo in studi umanistici, eppure in questi conti un po' facili sono bravo, ma se siamo nel 22 ed è un ragazzo nato nel 90, indubbiamente ha 32 anni e non 22 anni. Avevo detto 23 il prossimo anno perché avverrebbe il prossimo anno, ma ne avrebbe ovviamente 33. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ho detto attivate la campanella, entrate nel link in descrizione di numero di ES dell'applicazione e soprattutto andate a sentire il mio podcast numero 6 sulla grande Milan dei grandi del 2008-2009 dei grandi giocatori.